Beh, tanto che ci sto aprendo anche Rockcraft, dai. Ciao a tutti, Gooch, e ben ritrovati nella vostra Andrea91 su Pokémon Ultra Sole, secondo episodio. E continuiamo il viaggio. Dunque, ci siamo fermati qui nello scorso video, quindi non ho praticamente fatto alcun progresso, come è ovvio che sia. Magari più in là potrei forse, e dico solo forse, allenarmi, ma non è una cosa sicura al 100%. Ad ogni modo, andiamo a Lily, appunto, dato che questa è Lily. Oh, una pacifica cittadina. Più un villaggio. Questo è il villaggio di Lily, meno male che me l'ha fatto capire anche lui, perché ci stavo quasi ripensando. Qui si va in Tapu Koko, il Pokémon protettore di Mele Mele. Sembra che Kauna non ci sia. Beh, saranno da sistemare qualche guaione ai paraggi. Sì, sei andato fischiettando senza dire niente. Beh, allora passo un attimo da casa. Voglio far vedere l'item alla mamma. Penso che ora dovremmo andare al ponte dove si trova Tapu Koko. Ah, dimenticavo. Andrea, a nord del villaggio c'è un tempio legato al culto di Tapu Koko. Perché non vai a dare un'occhiata? Eccolo. Chissà, potresti anche incontrarlo. Io resto qui ad aspettare Kauna. Lui ci prende in giro, ma non sa che lo incontreremo. Dovrei non saperlo anch'io, però il gioco è così che funziona, ragazzi. Inutile negarlo, lo sapete voi, lo so io, lo sanno tutti. È normale che vada così. Oh, signora! Sì, sono venuto a rendere omaggio. Ok. Oi. Sì, sì, stiamo andando al tempio, non preoccuparti. Ma non uscire dalla borsa, se qualcuno ti vede sono guai. Una ragazza misteriosa. Quanto tira Nebulino? Andiamo ad aiutarlo, presto! Ciao, tutto ok? Aiutami per favore! Salva Nebulino! Quegli Spiro lo hanno attaccato. Vorrei aiutarlo, ma non sono un'allenatrice. Ti prego, salva Nebulino. Fammi rimettere in sesto il tuo Pokémon. Ok. Non ho combattuto, ma va bene. Non c'è nulla qui, vero? Va bene, andiamo a salvare Nebulino. Oi! Audace lo Spiro, eh! E va bene. Troverai pane per i tuoi denti. O per il tuo becco. Vai con pistolacqua. Pop, Leo Pop. C'è il soprannome. Usiamo il soprannome. Oh, livello 4. È tostino, eh. Wow. Yeah! E vai! Hai scacciato uno degli Spiro, ma gli altri non si sono scoraggiati. Ti supplico, fai qualcosa, aiuta Nebulino. Però stai attento, il ponte sospeso sembra danneggiato. Potrebbe cedere in qualsiasi momento. Ehi! Sì, va bene.
Ok. Wow, ho la pelle d'oca. Davvero. Meno male, sei salvo. Hai cercato di nuovo di usare il tuo potere, vero? Lo sai cosa è successo l'ultima volta, no? Non riuscivi neanche più a muoverti. Non voglio più vederti in quelle condizioni. Povero piccolino, quella volta tu mi hai salvato, ma io non so proteggerti. Oh, che c'è? Una pietra, come brilla. Sembra che emani una specie di tepore. Oh, scusa, hai corso un grave pericolo per aiutare il mio piccolino. Ti ringrazio con tutto il cuore. Ma chi sei? Io mi chiamo Lilia. Questa pietra è tua, vero? Però, scusatemi, è una piccola precisazione. Ci ha appena detto Kukui che il Kauna è un allenatore formidabile. Lei ci ha detto: io non sono un'allenatrice. Quindi perché ci faccia possiamo chiederle se lei è la Kauna? Non è un'allenatrice, il Kauna è un allenatore formidabile. Beh. Però, ti prego, non parlare a nessuno di questo Pokémon. Mantieni il segreto, per favore. Torna dentro la borsa ora. Senti, sono molto inquieta per questo piccolino. Ti dispiacerebbe accompagnarci fino alla piazza? Mi sentirei più tranquilla. Va bene. Ah, Andrea, eccoti. Vedo che hai trovato Lilia, è la mia assistente. Lilia, eri con il K1 o sbaglio? Il signor Alan è andato io dicendo che aveva un impegno. E allora, mentre aspettavo, ho fatto un salto a sentiero malo. Capisco, e così vi siete incontrati, che coincidenza. Lilia, devi sapere che Andrea è arrivato ieri da Dola e ha un sacco di cose da imparare, ma tu l'aiuterai, vero? Allora, conosci già professore? Bene, sono felice di fare la tua conoscenza. È tornato Hala, il cavolo dell'isola! Colui che è stato scelto da Pokémon Protettore, l'allenatore più famoso di tutta Alola! Tutto bene durante la mia assenza? Ala, eccoti, dove eri sparito? Qualche problema urgente da risolvere? Niente di grave, era solo uno scaramuccio tra Rockruff. Lilia, è successo qualcosa? Ho visto da poco volare in questa direzione. Oh, signor Ala, il mio piccolino è stato attaccato dagli Spiro sul ponte sospeso e Andrea ha corso in suo aiuto. Solo che il ponte è crollato e stavano per precipitare nel crepaccio tutti e due, ma il protettore dell'isola li ha salvati. Davvero? Incredibile! Oh, Tapu Koko ti ha notato. Il protettore dell'isola è piuttosto capriccioso. Ti ha notato? Notice me, senpai? Devi averlo colpito con il tuo gesto. Kukui, questo ragazzo è coraggioso e ha un cuore d'oro. È già un ottimo allenatore. Piacere di conoscerti, sono Ala, il Kauna di Mele Mele. Benvenuto da Alola. Il professore mi ha parlato di te. Sono felice di incontrarti finalmente. Insomma, vuoi stare un po' tranquillo? Lo so che il signorale e il professore ti proteggerebbero da qualsiasi pericolo, ma sarebbe comunque meglio se stessi nella borsa.
Neboldino sembra averti preso in simpatia. Oh, lo sapevi che ai Pokémon di solito piace essere molto coccolati? Piace molto essere coccolati, vabbè. In teoria ha più senso molto... Piace molto essere coccolati e non piace essere molto coccolati, è diverso. È un dispositivo d'alta tecnologia che registra automaticamente tutti i Pokémon che vedi o catturi. Anche il tuo nuovo compagno, Poplis, ti ha registrato. Dai un'occhiata. Il Rotomdex. E questo è il tuo passaporto allenatore, l'ho preparato apposta per te. E ora vediamo, il Kauno l'hai incontrato? Mi sembra che non ci sia altro per adesso. Andrea, adesso puoi tornare a casa se vuoi. Ah, niente incontro con il Kauno? Ma... Cioè... Ah, ecco, a riparte che arriva Au. Ma Ala non ha neanche notato che ho il... Che ho il cristallo... No, cristallo, la pietra? Vabbè. Che c'è, Au? Ti sei dimenticato qualcosa? Senti chi parla. Non sei tu quello che si dimentica sempre di dirci dove va? Anche prima si è spento canticchiando come se niente fosse, nonno. Ah, eccolo. Andrea, quella pietra lucente che è con te, posso vederla? Non può essere. Nonno, non sarà mica... Ora che ci penso, hai detto di essere stato salvato da Tapu Koko, giusto? Proprio così. Incredibile. Non solo ti ha salvato, ti ha anche dato la pietra. Che onore. Forse è stato il destino a portarti qui ad Alola. Andrea, ti dispiacerebbe se tenessi io la pietra per un po'? Te la restituisco domani, promesso. Ancora complimenti per la lotta, comunque. Hai un futuro brillante come allenatore. Ho riconosciuto in te una luce inconfondibile. Vieni alla festa domani, mi raccomando. Andrea, lascia che ti accompagni fino a casa. Vieni anche tu con noi, Lilia. Se quel piccolino che hai con te si allontana, sono guai. Sì, farò più attenzione. Capito? Non uscire dalla borsa e non allontanarti da me. E se la ridono tutti quanti in compagnia. Bentornato, Andrea. Allora, che tipo è il Kauno Ala? Oh, è il tuo Pokémon quello? Che amore! E dimmi, lo fa spesso di uscire dalla Pokéball da solo? Quindi ti ha già aiutato? Incredibile! È stato proprio un incontro voluto dal destino. State davvero bene insieme, è una gioia guardarvi. Hanno già fatto amicizia. E vai, siamo carichi. Il giorno dopo, esatto. Ah, che magnifico tramonto. Beh, è giunta l'ora. L'ora in cui finalmente metteremo a posto gli scatoloni una volta per tutte. Oh, il campanello. Andrea, andresti a vedere chi è? Certo, signora padrona mamma. Ma chi è? Kukui! Ma come si permette di entrare in casa degli altri senza permesso? E là, Andrea, sei pronto? È ora di andare alla festa? Ma prima, voglio spiegarti due cosine che potrebbero servirti ora che sei un allenatore. Partiamo dalle basi. Hop, hop, forza, andiamo a percorso 1. Beh pure, tesoro, e divertiti alla festa. Quando si tratta di Pokémon, il divertimento è assicurato. E non preoccuparti, agli scatoloni penseremo noi, vero Miao? Ma non ho fatto la scenetta? Pensavo facesse la scenetta con Kukui che si sono conosciuti accanto. Non l'hanno fatta, vabbè. Andrea, dai, sbrigati! Se tu fossi un Pokémon ti farei usare la mossa agilità. Spiritoso. Ma è lei che corre, professore? Da questa parte. I Pokémon selvatici si nascondono nell'erba alta. E ora che sono allenatore e Poplio al tuo fianco potrai lottare contro di loro. Potrai anche provare a catturarli. Ora ti faccio vedere come si fa. Guarda e impara. Devo proprio vederlo? Grazie Kukui per questa splendida dimostrazione di maestria da parte sua.
Perfetto, ho catturato un Grabbin. Se ti avvicini troppo a un Pokémon selvatico potrebbe attaccarti, ma se lo catturi diventerà un tuo fedele alleato e potrai allenarlo. Quando i tuoi Pokémon sono usati puoi farti riposare a casa. Prendi queste, ti sarà utile avere qualche Pokémon e pozione di scorta. Non catturo Pikipek. A differenza dello scorso Let's Play. Bene, ora puoi vivere una piccola avventura sulla strada fino a Lily. Poplio, mi raccomando, prenditi cura di Andrea. Ok, come ho detto catturerò un Caterpie. Sempre se lo trovo. Ah, Grabbin. Qua i Grabbin spawnano come se nulla fosse, eh. Mi dispiace Grabbin, ma non catturo neanche te. Perché catturo Caterpie. Non è che voglio un Pokémon coleottero in squadra. Grabbin lo volevo perché Vikavolt era wow. Ah, un'altra cosa. Il layout di Pokémon Ultrasole. Non mi interessa se è minimale, ma ho deciso di farlo minimale perché la cosa importante è il gioco e non la grafica che ha lo sfondo, comunque sia. La cosa importante è il gioco e voglio che rimanga il gioco. La cosa più importante è non la grafica. Quindi penso che da ora in poi farò tutte quante... I prossimi Let's Play di Pokémon li farò tutti quanti così, ovvero con una grafica minimale. Solo lo sfondo e il riquadro del gioco. Ecco un'allenatrice. Quando gli sguardi degli allenatori si incrociano, sai che succede? Esatto, parte la sfida! Quanto è contenta lei! Yasmina. Teenager. Andiamo lì, Pop. Facciamo un po' di danno. Pistola qua. Boom, baby. Andiamo anche con botta. Oh no, uso splash. Ma non succede nulla. Yeah. Perfetto. Oh, guarda, il tuo Pokémon non era così contento. Oh, qui non ci posso ancora andare. Ma qui sì. Wow. Ciao. Forza, Caterpie, facciamogli vedere che con i Pokémon coleottero non si scherza. Ok, voglio vederlo anch'io. Oh mio Dio, Fernando, marmocchio. Mi chiedo se Caterpie si trova sul percorso 1. Oppla, scusate. Vai con botta. Dovrebbe essere sufficiente botta. No, meno male, meglio così. Almeno so cosa usare contro il Caterpie selvatico. Eh sì, è un brutto colpo. Ok, andiamo qui, prendiamo la Pokéball che è per terra. Che strumento è? Pozione? Ho messo il codice prima, ho fatto vedere appunto il dono di Rockruff, che si poteva ricevere il dono e l'ho ricevuto, devo solo andare a prendere al centro Pokémon, ma ho anche messo il codice delle Quick Ball, delle Velox Ball e il codice delle 50 pozioni. Sono codici che si ottengono solo se preordini, attenzione, se preordini la Ultra Dual Edition. Cosa che io ho fatto. Oh, Rockruff ti sta fissando. Una piruetta a destra, guardalo. Una piruetta a destra. Rockruff vuole giocare ancora, cosa vuoi fare? Oh, Rockruff mi ama. Rockruff ti guarda felice. No!
Accarezzalo. Non vuol dire che... Ah, pensavo di volesse entrare in squadra con me. Beh, ad ogni modo, anche fosse, non mi serve Rockruff perché appunto l'ho scaricato col dono segreto. Ehi, la sagra di Ellie sta per cominciare. Che aspetti? Forza, andiamo a festeggiare. Potrebbe anche essere che voglia venire in squadra. Però ce l'ho già un Rockruff speciale. Non me ne serve un altro. Eccolo! Caterpie! Femmina! Deve essere femmina. Vabbè, va bene uguale maschio, dai. No, non è perché femmina ha qualcosa di particolare. Così. Tanto per. Sì! Caterpie è stato catturato! Che bello. Oh yeah! Incantavoce, ah. Perfetto, Caterpie! Mangia 100 foglie al giorno. La sua voracità potrebbe essere dovuta al desiderio di crescere in fretta. Ed era un soprannome, certo. Pizza Pie! Ok. La pizza poi sarebbe la crostata... oh mio Dio. La torta rustica. Non la crostata, la torta rustica. Però... non ha senso con Caterpie, ma... andiamo avanti che c'è qualcosa di importante qui. Quindi questa sarebbe una festa. Che spettacolo. Cioè, volevo dire... che ricettacolo di sconsideratezza. Non è il momento di divertirsi. Non sforzarti troppo, guarda che si vede che ti interessa. E poi non c'è niente di male, la festa è l'ora abbonda. Hai visto i livelli rilevati? Hai ragione. In fondo è grazie allo splendente che allora è pieno di luce. Eppure ora, è offuscato e sopito. Non preoccuparti, faremo tutto il possibile per farlo tornare a splendere come una volta. Forza, continuiamo a investigare. Neanche tu sei un alloliano, vero? Hai l'aria di chi viene da molto lontano. Andiamo alla festa di Lily. Come ho detto, se l'episodio viene anche di una mezz'oretta non fa nulla. Però vorrei cercare di restare tra i 20 e i 25 minuti. Però c'era un executor di Alola lì. La regione di Alola è formata da 4 isole, ognuna abitata da un Pokémon protettore. Con la festa di oggi vogliamo esprimere gratitudine al nostro Pokémon protettore che veglia sempre su di noi. È più una piccola sagra che una festa in grande stile, ma è un'ottima occasione per stare tutti insieme in allegria. Ok. Ehi Andrea, il maledetto non lo stiamo nella pelle! Ti hanno spiegato della festa, vero? Giusto in tempo. Per cosa, professore? Per assistere a una sfida amichevole dedicata al Taupo in cui gli allenatori sfoggeranno le loro mosse migliori e una lotta di Pokémon che per tradizione si tiene durante la festa. Quindi, voi due lotterete, non è vero? Non mi piace vedere Pokémon lottare, temo sempre che si facciano male. Comunque assisterò alla vostra sfida. Un momento, Andrea. Fammi rimettere in sesto i Pokémon che hanno lottato per te. Sei pronto per la lotta? Sì! Allora iniziamo! A voi che vivete su quest'isola. A voi che la visitate con gioia. A tutti voi auguro salute e felicità. Di amore inizio la lotta in onore del protettore della nostra isola, Tapu Koko. Alla mia sinistra, Hau, nipote del Kauna dell'isola. Sei pronto, Litten? Ci sarà da divertirsi. E alla mia destra, Andrea, che ha avuto l'onore di incontrare Tapu Koko.
Oh, tipico di Tapu Koko, sempre curioso verso i nuovi arrivati. Pop, io ti affido il mio Andrea. Sarà una bella lotta, facciamo del nostro meglio e soprattutto divertiamoci. Andrea, au! È arrivato il momento di mostrare la forza dei vostri Pokémon. Oh yeah, baby! Fatti sotto, au! Oh, ha già un Pichu! E bravo, au! Vado con incantavoce! Oh no, tono shock! Ah! Un bel danno, davvero! Ma anche io non sono da meno! Vai ancora con incantavoce! Diminuisce di molto l'attacco, ma non fa nulla. Io uso attacchi speciali! E per finirlo, pistolacqua! Eh sì, faccio bene andare con attacchi speciali perché Pichu ha statico come abilità e statico potrebbe paralizzarmi Poplio se uso un attacco di tipo fisico. O meglio, un attacco fisico che tocca l'avversario. No, no, continua a lottare. Non posso mandare Pizza Pie contro un Litten, no? Vai, pistolacqua! Oh yeah, one shottato! Perfetto, livello 9! Grande! Già finita? Eh sì! Anche quest'anno è stata una lotta spettacolare. Tapu Koko sarà soddisfatto. Iu! Sei un allenatore incredibile, Andrea! Che sfida fantastica, mi sono divertito un sacco. È stata una bella lotta, scommetto che anche Tapu Koko. Koko! Oh, è Tapu Koko. Tieni Andrea, questo è per te. Bello, super cerchio Z. Ah, è super. Ora il super cerchio Z è tuo. È un bracciale misterioso in grado di liberare la potenza nascosta dei Pokémon. Il potere Z. Lo creiamo noi Kahuna con pietre lucenti come quella che ti ha dato Tapu Koko. Ma per sfruttare il potere Z sono necessari i cristalli Z che si ottengono durante il giro delle isole. Comunque non è da Tapu Koko regalare pietre lucenti prima allenatore che passa. Credo che ti abbia preso in simpatia. Oppure potrebbe avere una missione per te. Sono certo che se farai il giro delle isole scoprirai perché del suo comportamento. E nel frattempo imparerai a conoscere Alola. Il giro delle isole, ovvero le quattro isole di Alola. La regione di Alola è composta da quattro isole. E il giro delle isole è una fantastica avventura che ti permetterà di esplorarle tutte per diventare l'allenatore più forte, il campione del giro delle isole. Fantastico, eh? Non vedo l'ora di iniziare la mia avventura. I dettagli te li spiegherà Ala, che non per niente è il Kahuna. Come ha detto Kukui, durante il giro delle isole, gli allenatori hanno l'occasione di visitare ogni angolo di Alola e fare tanti incontri diversi. È un viaggio attraverso il quale si impara a superare i propri limiti. Ad Alola, i bambini partono per questa grande avventura assieme ai loro Pokémon quando compiono 11 anni. Bene, non mi resta che consegnarvi ciondolo del giro delle isole necessario per partecipare. Evviva, grazie nonno! Completerò tutte le prove e diventerò campione del giro delle isole! Ed ecco tu, Andrea. Spero che parteciperai anche tu al giro delle isole. Senz'altro, Gala, senz'altro. In effetti è un modo migliore per scoprire ogni angolo di Alola. Tapu Koko è proprio eccezionale. Spero di incontrarlo un giorno per ringraziarlo di aver salvato Nebulino. Hai ragione. Ha salvato anche te e ti ha persino dato la pietra lucente. Devi essere una persona speciale. Allora, torniamo a casa? Nebulino, Alola è davvero un posto sorprendente.
È stata una festa alquanto strana. Una festa per sfoggiare le mosse migliori? Comunque mi sembrava interessato o sbaglio? Non ti è venuta voglia di lottare a me, sì? Modera l'entusiasmo, siamo qui per investigare, non dimenticarlo. Nonostante le nostre conoscenze scientifiche, non siamo in grado di controllare la luce dello splendente. Per questo possiamo solo fermarlo. Invece gli aloliani riescono a gestire anche alti livelli di aura. Sì, come l'hanno chiamato? Supercerchio Z? Emetteva un'aura molto forte. Non credi che potrebbe farci comodo? Allora sembra un posto formidabile. Forza, continuiamo le nostre ricerche. Eccomi a casa, ciao Miao. Oh, bentornato Andrea. È stata una lotta favolosa. Che tenerezza vedere il mio bambino lottare in sintonia con i suoi compagni di avventure. Allora parteciperai al giro delle isole di Alola? Sarebbe una bella esperienza. È stata una bella festa, ma adesso sono stanca. Vado a dormire. Buonanotte, tesoro. Eccoci qua. Siamo belli, carichi, freschi per una nuova giornata piena di avventure. Ah, che ebbrezza meravigliosa. Si sta da sogno. Chissà quali grandi avventure ci porterà oggi questo venticello. Oh, il campanello. Sarà professor Kukui. Se è lui, entra senza aspettare che gli apriamo, come al suo solito. Se è Kukui, lo scopriremo nel prossimo episodio, Kuge. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video di Pokémon Ultra Sole. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!